Accomodatevi. Ecco, pure c'è una cosa per tutti. Allora, per questo provvedimento. Signor giudice, io stamani ho presentato un ulteriore. Sì. Prego. Allora, quindi c'è il signor Pepino Zarrini con l'avvocato Murillo. Invece per Nada Ravola. E io, a norma dell'articolo 383 del codice di procedura penale, la dichiaro in arresto per abuso di potere d'ufficio, omissione in atti d'ufficio, falso ideologico, reiterato e continuato, visto che lei ha aperto l'udienza. Ora chiamo il 112. L'avvocato non ne sa niente. La metterà in imbarazzo, lo fa, è tutto a norma di legge. Certo. Qualcun altro che dovrebbe essere in difficoltà, non lei, perché lei ha fatto veramente, se poi non le leggano le carte, non è colpa sua, avvocato. Allora, il giudice d'atto che il signor
Sì, buongiorno, Pino Zarrilli. Se può mandarmi una pattuglia, magari con un dirigente, perché è una cosa delicata. Presso il tribunale, terzo piano, nel tribunale, terzo piano, stanza dottoressa Carlucci. Sì, pronto. Se può mandare presso il Palazzo di Giustizia, stanza 3, stanza della dottoressa Carlucci. Sì. No, mi deve mandare una pattuglia, non quelli che sono addetti al servizio. Voglio una pattuglia dei carabinieri, magari con un dirigente, perché è una cosa delicata. Pino Zarrilli, un cittadino. Allora, dichiaro, senso dell'articolo 1383. Sono qui gli articoli, guardi, dottoressa. Sì. Sì. Manoscritto, così lo riportiamo. Quale? Quello no, poco fa. Questo è un mio promemoria. Sì, buongiorno. Cosa? Che indicherò nel verbale. Se può mandarmi una pattuglia presso il Tribunale di Firenze, sì. Palazzo di Giustizia in via di Novoli, a Novoli insomma. Ho dichiarato in arresto la dottoressa Stefania Carlucci. In flagranza di reato per abuso di potere d'ufficio, omissione in atti d'ufficio, falso ideologico in flagranza di reato, a norma dell'articolo 383 del codice di procedura penale. Mi faccia venire anche un dirigente perché è una cosa un po' delicata. Pino Zarrilli. Sono un cittadino, però ho proceduto a norma dell'articolo 383 del codice di procedura penale. Ecco, guarda, 323, sì. 128 e 479. E l'81 continua, e aggiunga l'81. Infatti le norme. No, io l'ho dichiarata in arresto, l'ho già denunciata. Mi può mandare una pattuglia con un dirigente per cortesia? Gliel'ho detto prima, l'articolo 383 del codice di procedura penale, se sente qualche suo superiore vede che ha termini di legge, quando un cittadino può arrestare in flagranza di reato procedibile d'ufficio. Sì. Se va via c'è anche sottrazione all'arresto. Dichiarata in arresto. Ora è uscita, se non ritorna è sottrazione dell'arresto. Sì? Sì? 336, no scusi, 339, 71, 72, 185. Allora, la stanza della dottoressa Carlucci è al terzo piano, reparto cause di lavoro. Aspetti, glielo dico la stanza. Uh, 03 G06.
G06, giudice del lavoro. Mi faccia venire un dirigente per cortesia. E siccome la dottoressa Carlucci in questo momento si è assentata, se non rientra c'è anche, come si dice, mi sfugge in questo momento, insomma è sfuggita all'arresto, diciamo. Io spero che rientri, altrimenti la cercherete voi. Grazie. Gino, chiama Luigi e diglielo. Chiama Luigi e diglielo che lo dichiarate adesso e che lei è uscita e sta venendo la polizia. Ho chiamato già la polizia e sta per farlo bene. Ridare quel mio, quello che diceva a me, mi sembra di averlo detto forte e chiaro, la presenza anche di questi nomi. Se la può avvisare, questa è sottrazione all'arresto. Io penso sia un collaboratore, uno scrivo, non so. Per i reati di cui agli articoli
È l'81, è l'81, continuato. Sì. E sono in attesa di una pattuglia da parte della Polizia di Stato. Allora, quindi punto. Scusi, scusi avvocato, scusi avvocato. È sicura? Io non sto facendo cose contro leggi, io sto facendo cose che mi permettono. Ne abbiamo parlato anche ieri, lei non aveva un'alternativa, gliel'ho detto. Farò tutto quello che mi è possibile a norma di legge e di Costituzione. Sono rimasta in questo mandato perché ho creduto nel lavoro che ho fatto. Ma lei l'ha fatto, è qualcun altro che non l'ha fatto. E continua a agevolare una delle due parti, non si sa perché sempre la stessa. Vabbè, sono in attesa della pattuglia della Polizia di Stato che mi hanno detto, hanno voluto il cellulare. No, in questo momento io sto aspettando che lei venga arrestata. Come dice l'articolo, quanto prima consegnare alle forze dell'ordine. Io le ho chiamate. Detto questo, l'udienza andrà. Ho dato atto di tutti gli elementi che lei ha dichiarato. Lei è avvocato, finché ovviamente non c'è un nuovo difensore, deve continuare ad assistere. Lei sa che sarà nulla questa udienza? Senta, signor Zarrilli, non so che dirle, io ritengo di poter continuare a fare udienza. Ritengo di poter continuare a fare. Sì, ormai la conosco, so che non. Va bene, cioè va bene, se lei lo ritiene, visto anche i precedenti, lo do quasi per scontato. Io avevo fatto anche una proposta conciliativa alla quale il suo difensore in qualche maniera aveva dato disponibilità per vedere di chiudere questa causa. Ma lei se le legge gli atti? Io non è un colloquio tra me e lei. No, vedo che sta che lei parla di conciliazione. Una consulenza tecnica quantificando. Vede, non legge gli atti. Lei non legge gli atti. Lei non legge gli atti. Perché il CTU ha fatto un'udienza da solo, o meglio, con una sola delle parti, ora, contrariamente al 194. Ora però continuiamo l'udienza, ci sono tutte le parti, andiamo avanti. Lei è qui con il suo difensore, io ve l'ho convocato. Io non mi muovo di qui finché non arriva la forza pubblica, Allora, mi scusi, ma avvocato, io le, non so in gergo formale come posso dirglielo, le chiedo di non, visto che lei ha rimesso il mandato, di non proseguire questa udienza fino a che non arrivano le forze dell'ordine, finché non viene chiarito questo, perché per me è un abuso. Lei è il mio assistente legale, per forza, io le dico che in questo momento le chiedo di non proseguire questa udienza. La deve assistere comunque, non è già l'avvocato.
se lei ha rimesso il mandato e c'è in ponte un arresto di un arresto. La controparte sono sempre io, difensore fino a 9 novembre, quindi avevo delle cose da dire oggi. Sì, ma se cose da dire non tenendo conto di quanto è successo in passato vorrebbe dire essere complici di quanto è avvenuto fino a oggi. Lei ha avuto la possibilità di dire tutto quello che riteneva. Sto parlando con la mia avvocato. Sì, ma non, sto è non può interrompere l'udienza. Ma io sto parlando con la mia. L'udienza va avanti, senza ha già parlato con il suo avvocato. Le richieste. Allora, può mettere nel verbale d'udienza le mie richieste all'avvocato? Volete parlare? Gli ho chiesto se avevano un'alternativa prima di fare altre cose. Lei non sa quello, stanotte ci ho pensato, ho valutato tutto, perché anche con la ricusazione si rifà il gioco dell'oca, tra 3 mesi è stata respinta, poi magari qualcuno scrive anche, non so perché, e non poteva essere altrimenti, invece di fare il suo lavoro sui numeri, a prescindere da questo, e si ricomincia. No, io voglio dare un taglio, perché non è più possibile andare avanti con addetti alla giustizia simile. Ho fatto qualcosa contro legge? Qui. Sei la polizia? Siamo carabinieri. Ah, sì, prego. Sono io che vi ho chiamati. Ah, lei ci ha chiamato. Aspetti, lei chi sei? Io Zanelli. Che è il giudice, no? No, attenda, ma sono chi ha... Attenda un attimo. Beh, le do le norme a... Attenda un attimo.